Amici del Futsal, benvenuti al Palarigopiano per l'anticipo della nona giornata tra Pescara e Audace Verona. Intanto partiti, Lepato in azione, supera De Angelis, la puntata Verdù subito in opposizione. Tocco per Putto, la conclusione, ferma tutto Tati, poi Ferrera e ferma tutto Di Incecco in maniera provvidenziale. Zandona, buona l'imbucata per De Cao che si gira e la mette dentro, vantaggio dell'Audace Verona. A 15 e 18 dall'intervallo la sblocca l'Audace Verona sull'asse delle più giovani, da una parte Zandona per l'assist, dall'altra De Cao per la rete. Pisada lì indietro, arriva scivolata De Angelis, tunnel questa volta di Rozzo, poi la conclusione con il destro sul palo, azione stupenda da parte di Rozzo. Le parti di Rozzo, buono il dribbling, ancora Rozzo, Verdù, una parata straordinaria. Tanto spazio per Tati che controlla, va ad appoggiare poi per Pato che si gira, ancora Verdù, parata strepitosa. Riparte Tati a destra per Rozzo, ancora Rozzo con il destro, traversa incredibile, la posizione estremamente defilata. Tati dopo aver chiuso riparte Belli a destra ancora da Rozzo, di prima per Tati, la conclusione ed eccolo il pareggio del Pescara a 4:32 dall'intervallo. Azione di prima perfetta delle biancazzurre. Pescara primo tocco con Pato, lì poi Ferrera che prende il tempo a Tati, non poteva fare fallo, già ammonita Ferrera, in corsa di Sauro, chiude tutto. Tati, finta su De Cao, il mancino per Vanelli che prova sul secondo palo, arriva il tocco di Raffa Pato, sorpasso del Pescara, ha trovato finalmente il varco giusto Raffa Pato dopo 11 minuti e 21 secondi, sorpasso del Pescara 2-1. Pato su Putto, strappa via il pallone al numero 99, ancora lei in azione, la puntata sotto il 7, Pato on fire, 3-1 più 2 del Pescara e doppietta ravvicinatissima di Raffa Pato. De Angelis ancora per Putto, arriva di nuovo Pato, Rozzo, Pato scambia con Rozzo in mezzo per Pato e sono 3, incredibile quello che sta facendo oggi Raffa Pato. Ha cambiato completamente volto al match, la numero 99, bianca azzurra, un altro gol per lei. De Cao, arriva Belli, ma il pallone ancora del Verona con Pomposelli che salta due volte, bellissimo il numero di Pomposelli, dopo un doppio sombrero, l'ha messa all'angolino, gol straordinario che dimezza lo svantaggio. Un giocoliere al Palarigopiano, Arianna Pomposelli. Arriva la sirena finale della nona giornata, 4-2 il risultato definitivo.